Buongiorno e pace a voi. Voglio condividere con voi oggi due passi delle Sacre Scritture. Una è in Giobbe 3,25. Non appena temo un male, esso mi colpisce, e quel che mi spaventa mi piomba addosso. E ancora, l'Eterno ha revocato i suoi giudizi contro di te, ha cacciato via il tuo nemico. Il re di Israele, l'Eterno, è in mezzo a te, non avrai più da temere alcun male. Sofonia 3,15. Niente paura. Benché sono in molti a dire di non crederci, sono invece milioni le persone che ogni giorno consultano l'oroscopo e tra questi ci sono moltissimi sedicenti cristiani. No, non ci crede quasi nessuno, ma volenti o nolenti, la lettura o l'ascolto di ciò che dice il proprio segno zodiacale mette sempre delle speranze o incute dei timori. Che dire poi di quelli più superstiziosi, i quali stanno attenti se un gatto nero gli attraversa la strada o a passare sotto una scala aperta, o se vanno a rompere uno specchio. Nessuno ci crede, ma è meglio evitare, non si sa mai. Poi bisogna stare attenti all'invidia degli altri, perché porta male. E c'è chi si rivolge a maghi o a fattucchiere per farsi togliere o per lanciare una fattura. No, non la fattura fiscale, ma quella che serve per lanciare un maleficio. Come al solito, la maggior parte dice di non credere a queste cose, anche se, talvolta, dicono che alcune cose si sono avverate. Ma sarà vero? Ebbene sì, è vero, la Bibbia lo conferma, anche se da un punto di vista diverso. Secondo la parola di Dio, non è la posizione degli astri, l'oroscopo, un gatto nero, uno specchio rotto o una fattucchiera a causare un maleficio, ma è il risultato della paura che una data cosa possa avvenire, è quello che lo fa verificare. Infatti abbiamo appena letto cosa diceva Giobbe: non posso temere un male che subito quello mi avviene. Per chi conosce la storia di Giobbe, sa che lui in quel momento era vittima di Satana, il quale voleva allontanarlo da Dio. Satana era attento alle paure di Giobbe e faceva sì che queste si verificassero immediatamente pur di raggiungere il suo scopo. Satana, il quale voleva e vuole innalzarsi ad essere come Dio, tenta di agire esattamente all'opposto di come agisce Dio. Per questo viene definito lo scimmiotto di Dio. Il nostro Dio, l'Eterno, vuole dare all'uomo pace, sicurezza, serenità e allontanarlo dal male, mentre Satana fa diametralmente l'opposto, incutendo negli uomini paure e insicurezze. Gesù, al centurione che gli chiedeva di guarire un suo servo, gli disse: «Va e ti sia fatto come hai creduto». E il suo servo fu guarito in quell'istante, così come riporta in Matteo 8,13. All'opposto, Satana ti sussurra: «Ti sia fatto come hai temuto». Senza il bisogno dell'astrologia o di altro, gli basta la tua paura per poterti esaudire. Da questa possiamo dedurre che la paura è l'esatto opposto della fede e possiamo dire che la paura è la fede con cui Satana agisce nella vita degli uomini. Il Signore però ci ha dato un'arma per sconfiggere sia le nostre paure che i nostri timori: l'amore. Egli ci dice in 1 Giovanni 4,18 che nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Se abbiamo confidato in Lui, non abbiamo più nulla da temere, perché, come abbiamo letto in Sofonia, Lui ha cacciato via il nostro nemico, così come lo allontanò da Giobbe. E anche se il diavolo tenterà ancora di spaventarci, noi dobbiamo solo ricordargli che siamo figli di Dio e che apparteniamo al Re dei Re e al Signore dei Signori, il quale ci ha detto: non temere, o piccola gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Luca 12,32. Niente paura dunque, ma proseguiamo fieri e coraggiosi come figli del Dio vivente, e che il Signore ci accompagni e ci benedica fino al ritorno del Re Gesù. Il Dio ti benedica.